dura. Alberto Tiranti, Marco Zocchietti, che sono amici della famiglia. Ma dicono gli americani che lo spettacolo va sempre avanti. Non ve lo dico di inglese perché io ho una pessima pronuncia. The show must go on. Ho già detto una stronzata, sicuro. Va bene, comunque il significato è quello. E non c'è chi riceverà questo premio, lo faremo recapitare. Mi piace leggere e quello che sto ho qui davanti, scritto col cuore, perché è veramente uno dei premi più meritati. Una famiglia genovese che ha dato tanto alla propria città, usando la musica, con uno studio discografico, lo studio G, realizzato da Gianni Descalzi, che diventò riferimento importante per tanti anni di musicisti italiani e stranieri. Per il successo riscosso nel mondo di una band prog rock, i famosi The New Trolls, della quale fu fondatore Vittorio Descalzi. E per i riconoscimenti prestigiosi attribuiti dalla critica internazionale ad Aldo Descalzi, che grazie alle composizioni di oltre 150 colonne sonore, ricevendo 3 premi David Donatello, Nastri d'Argento, premi della critica e Golden Globe. Quindi il nostro Aldo Descalzi insieme a Pio, questa famiglia quindi ha dato così tanto alla città, ha portato lustro, fama, e loro la amano profondamente, perché da questa città non ci sono mai allontanati. Nella certezza di interpretare i sentimenti dei cittadini genovesi, consegniamo il premio d'arte 2022, quelli che Roy, e scusate la commozione, seconda edizione, alla famiglia Descalzi. Ma non chiedevo a nessuno, rimani un po'.